Sperando che funzioni. Sperando che funzioni. Funziona? 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 Non lo so. Funziona? Dimmi se funziona. Dimmi se funziona. Dimmi se funziona. Dicevo Jack. Jack, ah, ok. Molto bene. Ma meno male. Fantastic. Stasera sarà una serata complicata, amici. Una serata complicata, proprio come le nostre vite. Perché non sappiamo se aprendo qualcosa per giocare continuerà a funzionare oppure ci manderà a fare in culo. Esattamente. Questo è il problema. Esattamente. Per ora sembra andare piuttosto bene. Per ora. Quindi aspettiamo un altro pochino. È vero, la gara non ti vedo. Ed è una buonissima cosa. Anche perché tutto mi diceva al contrario poco fa. Mi stava laggando il computer intero. Oggi che facciamo? Appunto. Adesso, per adesso guardiamo un po' se funziona, per cui chiacchieriamo un po', vediamo se si stabilizza, se va tutto bene, se non mi piove il mondo addosso. Per ora no, infatti. Adesso vediamo ancora per un pochino di, non so, 5-10 minuti almeno. E dopodiché potremmo giocare insieme, io e Fra, perché se lo dico così sembra che dico a te, e io non riesco a fare nessun gioco con te perché Sabotage mi crasha subito. Ok. Liscia come l'olio. L'olio che... Ma sì, stavo parlando per far passare i 5 minuti. Uh-huh. Che stavo dicendo? Intanto provo ad arrivare al livello successivo. Provo ad aprire Steam. Esatto. Si apre Steam. E quindi giochiamo a Salt and Sanctuary. Avete presente Salt and Sanctuary? Forse, se ci riusciamo. Potremmo riuscirci. C'è una bassissima probabilità che ci riesca. Ma sai cos'è altissimo invece? Lo sai, Fra? Pronto? Ti sento un po'... Pronto? Sento un pelino scattoso. Ok, pelino scattoso. Io sto laggando da voi, amici del cuore. Sì, no, lo so. Era quella la mia battuta. Stavo facendo una battuta con la musica. Dicevo anche la musica è troppo alta alla fine della mia battuta. No, allora sei tu che laghi, Fra, mi so. Ok. Vi ho spaccato le orecchie? Se sì, mi dispiace molto. Eh? Pronto? No. Eh? Lag, non stai laggando né di voce né di cam. Ah, ok. Madonna, ci ho messo troppo tempo. Soltanto perché me l'hai detto tu. Altrimenti ero ancora lì. Oh? Non io sono qua. Ma io sono qua apposta. Non mettere a fuoco il microfono. Guarda me. Comunque adesso ho aperto Steam. Si è aperto finalmente. Ok. Ci metto un bel sembra andare più liscio di prima. Definitivamente okay. Più liscio di prima. Non definitivamente. Non glielo chiamare. Cazzo parlo. Definitivamente. Sì, non sto bene. Vai. E continuo a non laggare. Quindi c'è speranza per Sale e Santuari. Oh. Sale e Santuario. Uno è. Sono tanti. Lo so, ma nel titolo uno ce n'è. Sale è vero, hai ragione. Però io volevo mettere un po' del mio. Che sarebbe anche il nome corretto, però... Santuario? Santuari. Detto che sono tanti, Santuari sarebbe il nome corretto. Vedo che approvi.
È un gioco dalla bestemmia facile. Vabbè, è un... E dalla grafica cartonata. Non cartunata, cartonata. Sì, è un... Souls Metroid-like. Avete presente il genere Soulsvania. famosissimo? Soulsvania, perfetta. Perché se dico Metroid-like è troppo... non si Castle capisce. Souls. Castle Souls. Quindi quando ti Soulsvania senti. invece... Soulsvania, sì. E io guardo se ti vedo online. Intanto. Pronto? Pronto? Mi senti? Guarda, sarà Intanto ti sento divertentissimo giocare andare. con la tua connessione stasera. Guarda, sarà proprio una cosa. No. No, non ho cambiato la cam, cioè ho comprato. Ho trovato una luce. Mi hanno portato la luce. La mia bellissima ragazza mi ha portato la luce. Dal Friuli. La luce del primo. Ok. Buonasera, Cri. Buonasera. È una cam che obbedisce? No. No, sono tutto sfocato e questo microfono. Guarda com'è bello questo microfono. È davanti? No! Non è davanti! Ma si sfoca Oh, lo stesso. si è aperto. Si è aperto cosa? Ci Ora si è aperto l'overlay di Steam. dovevamo connettere spiritualmente, allora. Era solo lì la questione. Però non mi dice che posso invitare della gente. Allora faccio Forse una perché cosa devo io. entrare in partita? Forse Fermati, perché fermati. tu devi entrare in partita? Oddio, lagga tutto di nuovo. Ah, sta laggando la live. È tutta lenta, è tutta molle. Ok, è tornato normale. Nel mio computer stava laggando. Non so se da voi no. Io non ho visto la gara, cioè non vedo Airbrush la gara game. adesso. No, non posso fare un cazzo, fra. La vedi? Allora Sciacquati la bisogna bocca. forse entrare in partita? Non ci posso fare niente. Allora, se io gli dico continua, è qui un personaggio. Prova. Servirebbe No. Io sono a un il boss. santuario. No? Tu sei in santuario. Ma iniziamone una nuova. Se Va bene. dobbiamo farlo in live, gli spieghiamo tutta la lore. E gli diciamo, Sai che... qui, su questo balcone, è caduto Sabaku no Maiku. questo balcone, Dicendo, opla. speriamo di poterlo nominare senza incorrere in deviazioni pericolose. Ma non sono criminali, non sono criminali. Neugame, accetto. Accept. Fai bene a sentirti osservato dall'occhio qui dietro, perché sai cos'è quest'occhio? Questo Yugi è l'occhio del millennio. Tra Madonna, mi l'altro, dispiace che cosa succede? non ha dormito. Allora. Che dicevi? No, dicevo che la cosa strana di Yu-Gi-Oh! Che ti, proprio ti buttano dentro senza spiegarti un cazzo della serie. Vai, iniziamo la storia da un punto a caso e poi andiamo avanti. Ma di chi stai Vediamo parlando se... adesso? Yu-Gi-Oh! Ah, Yu-Gi-Oh, sì. Vediamo se capite qualcosa iniziando da un punto a caso. Vediamo. Capite qualcosa? Iniziando da un punto a caso. Il microfono è di nuovo in mezzo alle mani. Madonna. Metto qua. Bannatelo! No, non bannatelo. Bannategli la testa. La canzone di quando non c'è il boss non me la ricordo.
il personaggio. Come youtuber non si può capire nemmeno perché? Cosa succede? Ah, Yu-Gi-Oh! Su YouTube. Dove l'ho letto YouTube? Non vedo una sega da così lontano. Non lo so, Nicola. 10. Ecco, gliel'hai già appena tirato, sai, vero? No, ma è già fatto. Lo so, l'ha già fatto. Non lo sai. Ma tu non lo sai. Ora lo saprò. 4. 6 meno. 6 meno. Ancora su Vicenza, dai. 6 e 4 fanno 10. L'hai detto bene. Ah, ah no, 6 ha detto. Io 6, ha detto 6. Ah, no. È la tua. Per due verifiche, quindi era 3 e 3. Perché prima stavo pensando, no? Che dovevo andare anche su YouTube in teoria, ma il mio computer non ce la fa. Ammazza. Muori se ci provi. Sei in mate senza sapere nulla. Il problema è che non sapevi nulla, però. E adesso non sai nulla. E poi te lo ritroverai. Come un verme schifoso. A perseguitare i tuoi studi futuri. No, sto scherzando. Sei va benissimo. Sei benissimo. Non prendetemi troppo sul serio, amici, mi raccomando. No. Sì, guarda, se volessero prendere sul serio la gente non sarebbero qui. Non penso. Ok, the unspeakable deep. Ce la fai invitarmi? Io non so quando ti posso invitare, ma tu l'hai fatto il personaggio nuovo? Ma io non c'ho il gioco. Ah, e allora? E come faccio a invitarti se non c'è il gioco? C'è lo Steam Link de cazzo. Che si può giocare in split screen, si può giocare localmente, quello lì che devi fare tu. Sì. Localmente? Aiuto, si è sparato. Sì, localmente, l'avevamo fatto localmente, noi avevamo giocato insieme localmente. Sì. E quindi c'è lo Steam Link, che è quella roba lì, che fa le cose. Ci ho fatto giocare il boss a... come si chiama? Cuphead. Ti ricordi? Non penso che lo cercherò su Google Maps, no. Cosa? Non so, mi ha mandato un link. Ti ricordi come hai fatto? Perché qui non mi dice nulla. Remote Play Together. Ah, quello. Adesso mi sparerà il volume a palla. No, è stato gentile. È stato gentile. Ce l'hai tu il coso a palla adesso? Vediamo un po'. Ci siamo? Oh, c'è del lag potente adesso. C'è una... C'è potentissimo, c'è glitchato tutto. Ci sono le strisce blu. Ok, adesso è tornato normale. Scusa? Play se game. Lagga troppo si gioca qualcos'altro. Allora, guarda come sono lento. Aiuto, amici, sono lentissimo. Mi domando come farei a giocare insieme a me, visto che... Ah, io non vedo neanche il gioco. Ma la... è sparito tutto. È sparito tutto. Amici, è sparito tutto. Amici, è sparito tutto. E ora si è chiuso. Vabbè, tutto. Ho capito. Guarda. Esperimento abortito. Alt F4, andiamo via. Sì, direi di sì. Non tentiamo la sorte. T'ho già sentito. Molto... Non ti sto neanche più sentendo, guarda. No? Ok, no, non mi senti? Ora, pronto? Pronto? Ora ti sento. Pronto, prontone? Ora ti sento. Prima 0. Bene. Direi che l'esperimento è ampiamente fallito. Andiamo via. Sì. E ora ha ripreso ad andare bene. E infatti la voce non è tempo con il video perché da me stava laggando tutto, non vedevo niente. Sì. Ma fare il doppiatore no, ma si deve studiare per fare il doppiatore. Io adesso sto studiando un'altra cosa. Mi piacerebbe molto farlo, anche perché ho visto che al conservatorio c'è un corso di dizione. Mi piacerebbe fare dizione. Faccio dizione.
la dizione, come dire le cose bene, mica così, come ti vengono. È importante imparare a parlare bene. L'hai detto pianissimo. Lo so. Parlare ad un volume di voce basso indica nobiltà d'animo. Però la gravitas, tu sottovaluti la gravitas. E la levitas. Capisco. La levitas è quella con cui si fa il pane. Wow. Prova a contare e fare i numeri con le dita. What? Non lo cerco su Google Maps. Mi sta laggando tutto. Non posso aprire nient'altro che Streamlabs io in questo momento. Avete sentito, bello? Molto bello. Chiudi la web e lo cerchi. Ma non è il problema della webcam, scienziato. Conta a voce e fai i numeri con le dita. Io sto ancora provando a capire. Conta a voce. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non l'ho detto bene. Non li so. E allora ancora 1. E 2. 1 e 2. Anzi, ti condivide, lo condivide il tizio su Discord che c'è. What? No, grazie, non cerco cose su internet che non so cosa. Il tizio su Discord. Ma tizio su Discord è Ariman. Poi non sono attento a come parli. Perché stai aumentando la qualità. Come la qualità della live verrà aumentata adesso che scopriremo che cosa fare. Cosa facciamo? E non lo so, dimmi tu cos'è che reggi. Mi dici io così. Io reggo tutto quello. Una merda. Finché parlo posso parlare. Posso parlarvi di tutto quello che volete. Ma non appena apriamo qualcos'altro. Ah, la furia! Capito? Bravo, fallo fare al boss. Sì. Se non si becca un virus, se lo becca lui. Che cos'era quel rumore? L'hai sentito? Rumore? Voi avete sentito un rumore? Mi fido di te. Ok, cerca. Oh, bene, lo cerco. Aspetta. Poi se crasha la live è colpa vostra. E sarà sempre nei vostri cuori come un stampino di sangue. Ma che cazzo? Ma che stracazzo di sito sono. Sono andati in un sito strano. Esci da lì, subito, tipo. Ma c'è scritto l'indisputabile, lunghissimo, valido dominio name in the world. Ma esci da lì. Ti prendi i virus. Tutti me li sono presi. Tutti. Tranne uno. No. No. Non mi farete fare niente perché io adesso metterò delle regole.
niente panini, niente bambini e soprattutto, fra, diglielo. Sì? Cosa? Niente? Non si sa. E adesso io ho una roba davanti. Ok. Quello si può ancora prendere. Quello si può ancora prendere. Per quello c'è sempre posto, Jack. Facciamo così. Torniamo la canzone. Okay. Allora, che si fa? Andando fuori sync di nuovo. Stavo guardando un attimo. E non penso proprio che ce la faccia a fare niente. Forse. Va bene, vi suona una canzone. Che canzone volete? La canzone del sole? La canzone dell'intro. Ma volete quella? Perché quella lì non mi ricordo come fa. Mi ricordo come che no, era una nana girata, sì. A incasinare cosa? Cosa incasinare? Esattamente. Ah, ok, questo è quello che dice il coro. Bellissimo, fantastico. Ok. Va bene, ti credo. Hai forse dei problemi? No, dico, non mi senti. Ho capito che giuri. Già, che cazzo spammi la F di prima? Non lo dirò di nuovo. Mi sti stra simpatico, non lo diresti mai che cosa vuol dire. Ci stava benissimo, ci sta benissimo, fra. Te lo posso giurare, te lo posso giurare. E devo cercare di mettermi in mezzo. Cosa? E devo cercare di mettermi in mezzo. Tu devi metterti in mezzo per salvare tutto. Ti devi mettere nel mezzo per salvare tutto. E poi ci scrivi adesso. Scrivi adesso. Lo sentite? Bravi. Bravo, Jack. No, hai spento la musica?
Cos'è? Una cosa di Instagram. Cos'è? Copy straicati per la vita per sta canzoncina, ti immagini? Molto possibile. Ma come pensavo fosse in Siberia? Come mai pensavi fosse in Siberia? A parte che la Siberia è in Italia. Non so se lo sai, qui accanto. Anche la Kamchatka è in Italia. Sai che vedevi nella tua immaginazione? Ah, bellissimo! Ma è bellissimo! È stupendo. È la mascotte del canale, ce la possiamo prendere come mascotte del canale, Cringe. Ce la fai? Sarà molto, il boss sarà molto contento di questa. Sì. Sera. Bellissimo. Facciamo una canzone per il boss, ci serve una canzone fiera per il boss. Facciamo anche la versione d'ossa di quel ragno lì, lo mettiamo in un angolino quando giochiamo a Divinity. Lo stampiamo in 3D, figo. E lo regaliamo. Lo regaliamo al prim che viene giù dal prato. Lo regaliamo al prim che viene. Se c'hai tempo, sei il benvenuto. Pasta party, pasta party, a noi ci fa un po' cagare. Il pasta party, il pasta party, ed o questa live non la devi guardare. Il pasta party, il pasta party, il pasta party, il pasta party, il pasta party. Il... Va bene. E infatti. Era un boss. Che mi diceva. Ci vado io. Da quella strega non c'è bisogno del tuo attacco alle spalle. E poi lo sai, mi sei sempre impostato sulle spalle. Quando capirai che sono un nano. E sarà anche strano, ma tu dimmi che non valgo i soldi che c'ho in tasca. Che di solito effettivamente sono un po' pochi, ma mi chiamo bestia. Incredibile, mi metti con bisonte divino. No, non ti cago, no, non ti cago. Non ti cagherò. Cagherò! In giapponese intendevo. Dimmi. Parlami, parlami, no, interrompimi quando vuoi, Lo sto già detto prima. Ma no, non tu. Ah, lo so, lo so. Se stacchi la webcam e ci fai vedere la postazione, no. Ecco, t'ha cagato, sei contento? Ti ho cagato. Tieni. Non sono verde, non è assolutamente vero. Che cosa stai dicendo? Fearless Sigler didn't SpongeBob. Thank you.
ascoltiamo qualcosa di Paganini o Vivaldi. Sì, per sicuro. Però è troppo dotto per il nostro canale, Nicao. Paganini o Vivaldi sono troppo elevati per noi. Noi siamo più da Pisolo o Eolo. Volte pronto. Ascolto diversa musica. Mi piace tanto il metal. Mi piace tanto alcune canzoni di vario genere. Quindi mi piacciono un po' tanti generi. Diciamo che sono più alla ricerca di un mood. Tu che cosa enjoy? Cavaliers intolerable seizure of the day with my new favorite song is the best way home from work. I agree. I totally agree. Cavaliers! Che poi Cavaliers. Perché Cavaliers? Intolerable seizure. Of today with my new favorite song. Problemi. It's the best way home from work. In che God credete? In che God credete? Ho fatto il discorso. In che God credete? Che God crede? God! Nel dio denaro. Vedendo come giochi, di sicuro tu credi nel dio denaro. Io ascoltiamo musical classic. Bene, tu e il tuo amico. Sentite un po'. Forse è arrivata l'ora di fare un gioco. Sì, pensate a un numero. Da 1 a 10. No. Compresi o esclusi? 15. Bene. Togli 2. Aggiungi 7. No, non me lo devi far vedere. Non devi farlo vabbè. Ho rovinato tutto. Non te l'hanno mai fatto sto giochetto? Sì, che gliel'hanno fatto, se no non l'avrebbe fatto. Ok, adesso moltiplicalo per 6. Oh. Oh. Che è sto casino? Cos'era? Un casino. Fra?
Non ho sentito niente io, non ho detto niente. Cos'era il casino che ho sentito io invece? Ma dalle cuffie è uscito. È il mio computer che mi ha detto qualcosa. Porca puttana. Non dovrebbero partire le notifiche però. Ma io ma... non sento niente. Allora sono pazzo. Non penso che sì, sia allucinazione. Vedi. Anche perché sei uscito dalle cuffie, andai così sicuramente non si sente. Ma non so. Allora. Dica. Vogliamo cercare di dare un senso alla serata? Sì, diamo un senso alla serata, diamo una svolta di sensitudine alla serata. Intanto alziamo Fra. Il tizio su Discord, alziamo. Il tizio su Discord. Very much as you are not going on right, I don't know. Che faccine sono? How much you love? You're not to be part of... You're not to be a... Fuck. You're not to be a part, it's great. Day I will be on your own business and I have a lot to love you so much for. Perché è russo? Chi? Ah, moltiplica per 20, sì. Moltiplica per 6. È vero, era 120 perché si è moltiplicato per 6. Stai sul pezzo. Capito? Hai fatto 120? Adesso dividi per 4. Hai diviso per 4? Good day for me to be a great day in the night, and I a great day, and I have a great day, and I have a great day, and I have a great day, and look, Google City, and have a lot more than you know. What you want to be in the world is possible for the next 2 weeks. Ago, I have a good day, I have a lot more than I can do for you. Secondo me rileggi troppo volentieri quello che ti scrivono. Perché voglio... Le parole bannate... No, no, ma io ci penso benissimo. Parole bannate a sgamo ti ci mettono dentro, tu le leggi e ci cacciano. No, tranquillo. Non c'è nessun problema. Scusami? Cosa ho sentito? Cosa... Il mio starnuto. Ah, Cristo, pensavo stessi parlando con la... Con la voce di... Anche no. E io invece no. Gola, ma... Quindi incredibile quello che possiamo fare. Giusto pensando a quanto non riesci a fare 120. Ah, l'ha fatto, bene. Adesso che hai quel numero lì. Ok Google. Ok Google. Ok, ve li apri a tutti? Non c'è un cazzo, io in caso. Però voi sì, probabilmente. Non lo so. Forse. Qualcuno di voi. Quasi sicuramente. In un futuro prossimo. No, questo non lo leggo. No. Fit me in I. Ehi Siri. Ehi Siri, che ne pensi di questa idea? Ci prendiamo un camper e ci giriamo al mondo, Siri. Infiliamo in un angolino e poi ce ne andiamo. Chi vuoi infilare nell'angolino? Camper. Che angolino? Un angolone. Angolino? Angolone. È un po' grosso, lo sgamano. Ah, tu faresti a pezzi il tuo camper, quindi... Chi farebbe pezzi il suo camper? Scusa, meglio no con la voce da femmina la mia frase. Meglio no con la voce. Ehi Google. Bene.
Dimmi il numero che è venuto fuori pensando profondamente a una domanda esistenziale che ti viene dal cuore. Non me la devi dire. Ok. Ok. Ok, 180. Devo fare un piccolo calcolo. È in ritardo l'audio col video. Non so perché. Prima andava bene. Adesso il potere... Questo è il potere dei numeri, amici. Questo è il potere dei numeri. Attenzione, adesso... Tic tac, funziona. Ok. Vabbè. Allora, 180. Fra, Sì? mi dici veloce la funzione del grafico del campo di grano di Dimillo Ardenti. Ok. Non lo so, ci dormo sepolto. Ok. 3 meno 2. Cos'è che dici quando ti rimane l'ultima carta in mano? Uno. Bravo, sempre sul pezzo. Bene, bene. I numeri parlano chiaro, Jack. Guardami. Sono così emozionato, i numeri. Ricordiamo tutti quanto piacessero a te i numeri, vero? Jack. Che fai, sfotti? Io? Sì. Mettiamo No? Io la musica. Allegro devi stare. Allegro e a testa alta. Poiché la strada è larga. C'è Yester. qualcuno, fai 90. Sembra un metallaro, non per offesa. È un metallaro. Se forse guardi più in alto, potrei vedere ciò che è più in alto, non ciò che è davanti. Attento Diceva a questo dualismo che potrebbe... il grande maestro Qin Long, se guardi in alto eviterai di beccarti i rami in testa, dicevo. È proprio quello che diceva, meno piano. Stasera non ce la facciamo, ragazzi. Stasera non ce la facciamo, ragazzi. No, non mi devi dire la domanda. Perché adesso ho abbattuto le tue barriere aristocratiche, le tue barriere più profonde. Diciamo, perché parli Un metà in una lingua, pochino di metà cringe. nell'altra? Filaci anche un po' di francese, Nicau. E un po' di tedesco. Con lo sponsored? Cos'è lo sponsored? Era un prank, sì. Allora, il punto è che non devi cercare di fare proprio niente. Ascolta, ascolta qui dentro. No, ho chiesto francese e tedesco, non ho chiesto arabo. Poi esattamente come si scrive la... Come si scrive in arabo in chat? Perché al contrario, No, ma come... Appunto, siccome si dovrebbe... Beh, mi sembra di ricordare che in arabo si no? scriva Sì, da sì, sì. destra verso sinistra. Sì, infatti non Qui torna. si È un vede grave chiaramente errore. che... Da sinistra verso destra. Bella questa. Questa è la scrittura di Mordor. No, questo è veramente elfico comunque. Mi sa di... No, no, è elfico. Riconosco i glifi. Così, si pronuncia così. Quello è cirillico. Resto non lo so. Neanche quello lo so. Dai, fammi Anche un'altra quello. lingua, è molto divertente. Io devo divinare ancora Jack. Allora, Jack, io ti divino, ma tu mi raccomando, non ubriacarti.
Bravo. Segui il mio consiglio e tutto andrà liscio. Non seguire il mio consiglio. Tutto andrà ruvido. Capisci? I due opposti della vita? Due opposti. Come una calamita. Bene, bravo. Infatti, infatti è ciò che non dovresti fare. Esattamente. E consigliamo ovviamente anche di fare uso di sostanze. Non diciamo sostanze. Non diciamo. Non devi, no, no, non dovete fare uso di nessuna sostanza. Ah, è per quello che quando finalmente le trovi dici rimani stupefaccio. Adesso so quali posso usare e quali no. Incredibile. Incredibile. Ecco perché, infatti, il termine giusto non sarebbe sostanze stupefacenti, sarebbe sostanze stupefacente. Perché stupefacente è quello che dici quando scopri quali sono. Così che stupefacente. Cavolo, io cancellerei. Comunque sia. Meglio evitare. No, non possono. Non possono. L'alcol passa attraverso. Sì, ma... No, in realtà possono e come, ma non lo devono fare. Il pericolo è reale, ecco perché bisogna tenersene a distanza. Salute. Grazie. Ma non penso ci sia nulla di male col messaggio. Cioè, sì. A parte che non... Io no, guarda, non rido. Guarda, non so come la vede Twitch, questo è il problema. No. Perché il black humor si può... Black humor non era intenzionale visto l'argomento, eh. Se uno si se la prende. Black sei humor buona. Nel senso... sì. Lo puoi usare per le ferite, come insegnano tutti i film di zombie. Sbronza il tuo avambraccio. Non mi fa tanto ridere. Perché non mi fanno ridere così? Devono essere contestualizzate quantomeno. Sì, capisci. Poi capirà, tranquillo. Se tu avessi giocato a tennis o a pallavolo, capiresti che le battute devono essere inserite nel contesto. Non so se vedete che vi sto guardando con uno sguardo tipo... Guardo che uccide! Sembrava una statua di cera. Beh, le mie sicuramente sembrano una statua di cera. Questa capisco io e basta. Lo so appunto. Io e Cri. Molto bene, miei amici. Molto bene. Pensate a... No. Comunque, ragazzi, non va una secchia. Quindi continuiamo a conversare così come stiamo facendo in questo momento. Non va niente proprio. Non va un cazzo. Continuo a aprire... Coso? Steam Coma. Dici che è proprio... Zero. Sì, dicela. Non lo so. Ok. Riaperto, niente. Non scrolla. Non scrolla. Apri... Chiudilo da gestione delle risorse e riprova. È quello che sto facendo dalla scorsa settimana. Okay. In base della mena. Allora, l'altra volta col mio canale funzionava Oblivion. Però non...
bello Skyrim, vorrei tanto tornarci anch'io, però costa sempre troppo. Vero. Di quello ci saranno delle key a poco di Skyrim, no? È strano che non ci siano. Vero. Guardiamo un po'. Ma io non ho le skill per cercarle. Ma io neanche, ma chiederemo al boss. Sì. Cazzo, no. Davvero. Cioè Skyrim costa ancora 10 euro. Beh, è un gioco del... Prezzo pieno è 40. 11? È del... Comunque anche Chris, sta giocando a... a Skyrim. Grazie Nico. Bel proverbio. Mi ha insegnato già moltissimo. Sai cosa? Proviamo Space Marine. Oh Gesù, sei sicuro? No, effettivamente no. Facciamo qualcosa di un po' più leggerino? Che cosa... aiutami. Lo so, sto guardando anch'io. Uno sicuramente Takedown, però... Vabbè, porca quello sappiamo, sta là. Takedown, dai. Sei sicuro? E commenti da PC... Come fai a cancellare i commenti da PC? Bella domanda. Non lo so, non sono mai stato da PC. Ma che cazzo mi si è aperto? È tutto lento come una Madonna Cristo. C'era una volta di nome... C'era una volta un giovane di nome Rana che pensava come sarebbe un batticinque. Dopo un po' di tempo pensava al passato e disse fra sé e sé. Avevo dato un 5 una volta. E da quel momento è diventato una battuta. Perché è un 5 battuto. Tu, Krim, non lo sai, ma... Trailovib è una battuta, ti sta dando ragione. Quel gioco battuto lo è sicuramente. È stato battuto da molteplici giocatori esperti, per esempio. Sì, anche un po' dalla vita è stato battuto quello. È stato battuto soltanto dai loro creatori. Dal suo creatore. Giovanna, il mio vuole chiedere l'ennesima volta in prestito qualcosa per non restituirla. A quel punto il marito risponde dicendo: ma a questo punto ci penso io, tranquillo, mi metto la scusa, quindi il marito si vede che vuole, apre, dare il vicino in prestito, salve, esclama il marito della Giovanna. In che senso? Penso che non sia finito. Penso anch'io. Anzi, è più che probabile. Ecco chi era il giovane Giovanni Rana. Oggi per caso si deve usare il frullatore, l'uomo. Non mi spiace, ottimo, ti sto ridendo. Ora sono riuscito a creare la cassetta per oggi. Potresti lasciarmi quello per ora, qualche ora? Qual è il nesso? Mi manca il nesso. Nesso. Non ho capito. Cosa non hai capito?
vuol dire adesso sono sicuro che la cassetta degli attrezzi... Cioè, è veramente solo perché li ha distratti con un'altra cosa? Non c'entra nulla la cassetta degli attrezzi. Quindi non è... La cassetta la vuole lui. È presente quello che dicono in Django? Se vuoi comprarti un cavallo, chiedi per l'intero maneggio. E qui ha chiesto fiaschi per fischi, ha fatto la mossa a Kansas City e poi l'ha preso contro piede. Sera. Piacerebbe un sacco giocare a quello, ma non partirebbe a ritmo. Che è successo? Perché? Qual è la più... è di nuovo tornato. Ma se lo scrivi non va... Perché non funziona scritto. Dovevi metterci l'apostrofo al massimo. Ah... L apostrofo ape trattino peronata. Cos'hai fatto Caccio? Caccio non ha fatto niente. Perché nomini Caccio in vano? Caccio, non ti stiamo nominando in vano, te lo giuro. Caccio, devi crederci, con noi sei al sicuro. La tua privacy devi rispettare. Se vuoi che gli altri facciano lo stesso con quest'ultimo. Mi sono speso per 0 secondi. Ha missato il comando e la... Ballatino, piccolo piccolo Ballatino. L'ha riscritta. L'ha riscritta. L'ha peperonata perché è un'ape. Colui che venne nella notte tormentata, chi lo sa? La peperonata. Che cazzo? Perché un uomo con la testa in forno d'acceso congelato a temperatura media. Era una che quando le dicevano Van Gogh rispondeva: ci vada lei. Quando una strega compra un boomerang, un uomo come fa a buttare via quello vecchio? Ma me le hai messe tutte, hai costruito una poesia. Hai costruito. Ah, ok, buono a sapersi. È pangrattato. È pangrattato. Molto velocemente. Perché non so bene che cosa, come mi dovrei comportare in questo momento. Un uomo onesto, un uomo pro. Thank you.
quelli prima. Non per sempre, però. Devi ribannarlo. No. Cancello il messaggio. Perché non hai ancora scritto. Ma perché certo prima c'erano le tre cosine accanto al nome, ma... Ah, è su Twitch che si può fare, vero? Non lo fai da Streamlabs. Sono un bastone. Cosa devo sentire? Ciao, chi hai di fianco? Non c'è nessuno. Sei matto. Cosa hai visto? Hai visto un fantasma? Hai visto forse un fantasma, Jack? No, deve essere stato il vento. Must have been the wind. Guarda il cappello. Cosa western? Fai l'inno russo! Fai la... Scegli una cosa. Una l'hai fatta, adesso fanno un'altra. Sono diverse, diciamo che sono molto diverse. Allora. Sì? Ti dicevo una cosa. Se intanto, visto che tu ormai... non riesce ad aprire niente. Se intanto gioco qualcosa io, piantarmi in un angolino ce la fai. Ah, non ho idea di come cazzo faccio al boss. Ci posso provare? Fallo, tu streamma. Se non crasha tutto l'avrei fatto da molto prima, altro che. Non ci avevo proprio pensato, scusami, sa. Perché non volevo popolizzare le cose, ma almeno così rimaniamo un canale di gaming. Tanto condivido lo schermo. Ma tanto il boss dice sempre che posso fare il cazzo che mi pare. So, però. Vedi che... Aspetta un attimo. Allora, facciamo così. Ok, sì, va bene. Sì. Facciamo così. Qua ci mettiamo il buon fra che gioca. Bello grosso. Ok. Adesso. Devo andare qua. Così. E tu mi devi streamare e io devo fare guarda in diretta. Allora io aspetto, tolgo questo, smetto di streamare. Vediamo se lagga tutto. che con penetrazione di schermo incredibile. Tolgo, via. Ah giusto, ma non posso, non posso, quindi... Non puoi? No, perché questa è una cazzata. Cancellala. No! Questo devi cancellare. Ok. Lo so che laggo, lo so che laggo. Tranquilli ragazzi, aspettate un attimo. Ti ha compenetrato 10 o 20 cose sullo schermo. Porco duro, sono potentissimo. Ciao occhio! Sta ancora laggando. Minchia, non si riprende mai più. Ah, ma perché sto ancora guardando il tuo streaming, giusto?
Aspettate un attimo. Basta guardare lo streaming di qualcun altro. Proviamo a vedere. Sì, adesso è tornato normale. E allora? Proviamo con... Che devastazione. Sta ancora laggando ogni tanto. Allora non posso far altro che cantare una canzoncina fuori sincro. Questa è la canzoncina fuori sincro. Fatto benissimo. Sono Eros, ragazzotti. Se ti vedo in un vicolo ti prendo a cazzotti. E allora dimmi tu dove dovrei stare, se non in questo vicolo, a prenderti a calci nei tiretano. Forse come la fa. Questo era dialetto. C'è il dia di divano, il dia comò. Niente, non si riprende mai più, eh. Ed ha pure zoomato sul microfono. Ok, adesso. L'ho devastato, poveraccio. Lo faccio così, cosa c'è? Non so se hai visto la live. Sì, ho visto. No, non venire su Discord. Come mai vuoi venire su Discord? È caduta la pesca. Cosa mi vuoi, Discord? Non accettiamo nessuno su Discord mentre siamo in live, a meno che non venga esplicitamente chiamato in causa da Dio. Esattamente, Jack. Ti lascerò sfoggiare il tuo potere così. No. Non puoi. Abbiamo detto nessuno ed è categoricamente nessuno. Lo sappiamo tutti. Il tuo vero potenziale, d'altronde, è molto lontano ancora. Allenati e potrai venire con noi. Allenati duro, ragazzo. Infatti vi ringrazio con tutto il mio cuore, Cin, tutto il mio cuore, Cin, tutto il mio cuore, Cin. Dai, Jack, spara le rime. E sputami queste barre. Sputa le barre, Jack.
forse. Io sono bello. Penso vengo da Marcello. È completamente sfocato. Io sono l'uomo invisibile. Io sono l'uomo invisibile. Io sono l'uomo invisibile. Io sono l'uomo invisibile. Invisibile. Veramente fuori fuoco per sempre? Ok. E dammi una melodia, Fra. Che tipo di canzone ti ispira? Non so chiederlo. Il tipo di canzone, proprio. No, non lo so. Non ti ispira niente. Sono molto distratto. Va bene, mi dispiace. Stai bene? Sì. Bene. Sono bello, più di Hello Kitty, comunque quattro aspetti fissi. Io sono bello, che vengo da Marcello, sono arancione, perché in realtà sono marrone. Un pandino, vengo da Iodino, queste poche rime carine. Vieni sul privé, vieni sul privé, no, no, no. Non mi troverai sul privé, mica. Non mi troverai da nessun'altra parte. Quindi metti da parte i tuoi istinti e ascoltami bene. Resta in chat se vuoi. Resta in chat, ma non ti azzardare. Ma dimmi che fare. Resta in chat. Bro, resta in chat. Becca di ste barre. Batti Jack. Questo è per te. Brofist. Quello lì. No, non me lo posso permettere. E il mouse è stato scollegato dalla mia goffaggine. Sì. Invero. Dica. Fra, tu ci sei ancora, vero? Sì, sono ancora. Ok, bene, bene. Perché la live invece si è completamente bloccata. Che bellezza. E che serenità. Aspettate un attimo, ci c'è un piccolissimo problema che può essere risolto con prontezza di spirito e buone maniere. State a vedere. Meglio di prima, no? Sei ancora tu bloccato? Oh. Ok. Aggiungiamo una webcam. Aspetta. Vai, mi fa piacere. Mi fa piacere farti star meglio, Gre. Sempre un piacere. Altro che. La vede? La vede! L'ha vista! Adesso devo configurare il video con la luce che non mi si sputtani. Altrimenti qua fa tutto schifo. Ok. Allora, configura il video. No, scherzavo. Personalizzato. 1920x1080. Ok. Ti diamo la potenza delle carte. Nikau, no. Ti ho anche fatto la canzone. Sine, fiero e contento. Raccontalo a tutti i tuoi amici. E mi raccomando, non scordarti di farci sapere... Come stai? Sì.
Comunque, ragazzi, direi che alle 11 stacchiamo. Perché sì, io sono molto stanco. Certo che ti faccio un'altra canzone. Questa però mi devi dire anche il ritmo. Yeah. United. United. In 8 terzi. Non so cosa sia in 8 terzi. Ma il vibe che vorresti che avesse. Il tipo di... non lo so. Da cosa ti senti ispirato? Beh, un po' medievale questa, un po' tipo ballata. Quindi fai frasi più lunghe e ben distese. Cantata da 4enne ne esce? Cantata da un pesce. Io sono un pesce. Sono calato nel personaggio del pesce. Attualmente sei un po' fuor d'acqua. Bravo, sono fuor d'acqua. Non si può fare col pesce. Sputa queste rime, però. Fagli le tue rime. Pesce americano. Jack! Mi hai appena risvegliato delle memorie antichissime, sepolte nella mia polverosa mente per anni e anni. Cristo Dio, davvero mi hai esploso. Avevo un librino da bambino con un cd-no che lo mettevi nello stereo, faceva una canzone. E una di quelle canzoni era il pesce americano. Si chiamava il giardino. Era una tizia che faceva rap con le cose a caso. Era bellissimo. C'era anche il mostro alquanto strano. Si chiamava Balbanano. Cosa del genere. E insomma che c'era il pesce americano e quindi mi è triggerato. Quindi trovi un altro topic, signore. Un tedesco metti melo fresco. No, tu mi devi scrivere la non mi devi dire una storia, non deve avere una storia, deve avere delle emozioni. Servirebbe Fra per fare il coretto sotto se andasse a tempo. No, Discord. Che buon vento, e mo invento un incremento. Una colata di cemento fa sparire tante cose. Ma quello che non sa la strada lo sanno le tue ruote. Le tue ruote. Ma sì, tu mangi i bambini. Quelli non si prendono a male il fatto che li mangi, allora probabilmente non sono bambini. Basta che dici delle rime, non c'è problema, come vedi ci sto lavorando anch'io per un po'. Tempo al giorno io do questo amore incredibile.
per le roulotte, per le roulotte. Vero? Si sente sì la differenza, altro che. Altro che. Un tedesco che viveva con Francesco che ballava in modo tremendo. E allora lui morendo mi chiese se io amassi, lo amassi. E io gli dissi, c'è solo forse che tu eri più alto. Forse avevo due garbe per te, due garbe per te. Per te, eh sì. Quel tedesco non viveva con Francesco. Ti ho detto che stava lontano dal pesto. Lui era allergico ai pinoli e anche ai cetrioli. Ma quando si rese conto che non erano fatto pinoli, a dargli noia era un misfatto che era accaduto per colpa di un ratto. Molto bene. Allora ragazzi, felicitazioni. Iniziamo con 5 minuti di saluti e poi 5 minuti di saluti, mi piace. Potrebbe essere una rubrica ricorrente. Sì. Bentornati ragazzi. Bentornati a la nuova puntata di Sono seduto su una sedia o in realtà no? Rispondetemi. E la risposta era la D di Bologna. Capito? Di Bologna, giustamente. Eh sì, di Bologna. I diavoli di Bologna, incredibilmente soffusi. Sarebbe bellissimo. Sarebbe da farlo tantissimo. Programmare una roba per farti dire soltanto le cose in rima se lasci fare il correttore. Però dovrebbe esserci un verso di cambiare la struttura, tipo A, A, B, B, C, C. Oppure A, B, no, capito? Io perché una macchina non te lo riesco a fare, conosci le ultime lettere della parola del verso. Pianta una parola a caso alla fine del verso dopo che abbia le stesse lettere. Dovrebbe dargli un database di parole, comunque potrebbe fare. E con questo cantico vi accompagno nelle braccia di Morfeo. Morfeo, portami con te, Morfeo. E quando pensi di non riuscire a addormentare, ricordati Morfeo, Morfeo. Buonanotte, dolcetti belli. Buonanotte ai suonatori, è proprio il caso di dirlo. Buonanotte ai suonatori vuol dire che si stacca proprio tutto, siamo alla frutta. È quello? Ormai siamo alla frutta. Io non ho frutta. Ho comprato dei mandarini ma fanno schifo. Piano. Fanno proprio cacare. Siamo alla frutta.
solo verdura mangi, non va bene, ti serve la frutta. Sì. Su, via. Come no, no. Non c'è una frutta che ti piace? E il frutto del peccato? Ma c'era sempre stata la mia canzone sotto. Ho fatto tutta la cosa. E nessuno te l'ha. Ma perché detto. Non mi prendete a schiaffi, ragazzi? Me lo spiegate? Prendete a schiaffi, basta dirlo, insomma. Grazie, Jack, che bel complimento. Ah, non si sentiva? Sì che si sentiva, era accesa. Grazie, Jack, mi fai credere un pochino più in me stesso ogni giorno di più. Va bene. Allora adesso... Dorini. Buonanotte Castorini, buonanotte a tutti quanti, anche quelli piccolini. Castorini. Ricordatevi, fa cacare il surimi. Ah, mangiato così fa cacare. Buonanotte, amici. Buonanotte. Grazie a tutti. E adesso siamo in 5. Allora sei arrivato nel momento più sbagliato in cui potevi arrivare, però. Scusa. Gli ossicini. Quelli piccoli e carini. Buonanotte, Castorini.